La medicina italiana e la ricerca italiana è fortissima, cioè questo noi abbiamo paura a volte di dirlo, ma in tutti i contesti internazionali i medici italiani, i ricercatori italiani sono tra i migliori al mondo, quindi l'Italia ha un patrimonio enorme e questo noi lo dobbiamo mantenere, conservare e potenziare. Fontana, complimenti per i centri NEMO, per la vicinanza agli ammalati, per le persone che noi dobbiamo rispettare e ricordare ogni volta. Grazie davvero a tutti per questo prezioso contributo di attenzione e di rispetto. Nasce la Biobanca oggi e nasce soprattutto un'attenzione da parte anche di tutti i giornalisti italiani verso questo prezioso strumento che diventerà un confronto a livello internazionale.